Maio e Costa, due ministri a Casal di Principe per la presentazione del decreto sulla Terra dei Fuochi. Armi e false uniformi dei carabinieri nascoste in un campo rom, due arresti nel napoletano. A Montevergine è inaugurata la mostra Fede e devozione nell'arte minore dimenticata. Chiesa di San Pietro restaurata nell'ambito del progetto UNESCO per il centro storico di Napoli. Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. La nostra presenza qui non è solo simbolica, ma concretamente significativa. A un mese esatto dal giuramento come ministro, ho mantenuto la promessa, l'ambiente prima di tutto. Con questo decreto spostiamo tutte le competenze relative alla Terra dei Fuochi al Ministero dell'Ambiente. Lo ha affermato il ministro Sergio Costa a Casal di Principe, a Casa Dondiana, bene confiscato alla Camorra e intitolato al prete ucciso nel 1994 dal clan dei Casalesi, in conferenza stampa insieme con il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Rimanendo sul campo, diciamo, della Terra dei Fuochi, vuol dire che mi ha dato quella competenza per attivare la procedura, che significa messa in sicurezza permanente e poi la procedura di bonifica, ovviamente, e che apre lo spiraglio per utilizzare il modello Campania anche lì dove ci sono problemi simili nel resto del paese. Quindi è una competenza significativa. Un decreto che non risolve il problema, ma che costituisce il primo atto per risolverlo. Così invece il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Dimostreremo con i fatti se saremo stati bravi oppure no. Però sappiate una cosa, che al di là degli errori, al di là delle cose che magari non potremo fare, un obiettivo io me lo do su tutti, è quello di restare una persona vicina ai cittadini, anche per farmi dire sei uno che non sei buono, sei uno che non sei stato bravo, sei uno che non sei stato capace, però almeno questo io lo devo sempre mantenere come atteggiamento, perché poi se lo Stato cambia atteggiamento, anche i cittadini cambiano atteggiamento nei confronti dello Stato, non servono le leggi per creare fiducia nelle istituzioni. Un fucile a canne mozzate, una pistola calibro 7,65 e un'altra calibro 9 con relativi caricatori, entrambe di nazionalità serba, complete di munizionamento ed aventi matricole a brase, ma anche due uniformi originali costituite da giacche, pantaloni e berretti in dotazione all'arma dei carabinieri, due lampeggianti, una palina segnaletica, due paia di manette, due passamontagna, due paia di guanti, il lattice. E quanto la Polizia di Stato ha trovato in un borsone che in due stavano nascondendo sotto la paglia in un terreno di Mugnano ai confini con il quartiere di Scampia. Gaetano Rosica, 35 anni, napoletano, pregiudicato e sorvegliato speciale. Ivan Mitrovic, 35 anni, serbo, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, residenti nel campo rom della circonvallazione esterna, erano controllati dagli agenti per prevenire rapine. Quando i due si sono spostati nel terreno e hanno iniziato a nascondere alcune borse, la Polizia di Stato è intervenuta. Sequestrati anche circa 20 kg di sigarette del monopolio dello Stato, rapinate poco prima a Casori ad una donna alla quale era stata sottratta anche l'autovettura dopo che gli era stato puntato un fucile al volto da rapinatori con il volto camuffato da passamontagna. Sono in corso accertamenti per verificare la riconducibilità dei due ad analoghe rapine messe in atto con le stesse modalità del travisamento con uniformi in dotazione alle forze di polizia, che consente loro di accedere agevolmente agli immobili delle vittime, simulando non di rado perquisizioni domiciliari. È stata presentata nel Salone delle Conferenze del Viminale a Roma Mercurio App, un'applicazione che, scaricata volontariamente sul cellulare, consente ai poliziotti, anche liberi dal servizio, di poter contattare direttamente la sala operativa per segnalare un allarme per qualsiasi situazione di pericolo in atto. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della innovazione del sistema di controllo
controllo del territorio, che permetterà alla Polizia di Stato di amplificare l'azione di prevenzione e contrasto al crimine, moltiplicando le forze in campo. Il poliziotto, anche fuori dal servizio, che assista ad una rapina, che si accorge della presenza delle armi a bordo di un'autovettura e che abbia qualche altro grave sospetto per la sicurezza, avendo effettuato il download di Mercurio App, sarà già identificato e localizzato su una mappa e potrà lanciare direttamente l'allarme. In sala operativa si aprirà automaticamente uno streaming audio dedicato e prioritario, mono e bidirezionale. In base alla valutazione della situazione potranno essere fatte confluire sul posto nel tempo più breve tutte le forze a disposizione. Grazie all'applicazione il poliziotto potrà inviare file audio, postare foto e video con una interattività che replica il linguaggio tipico dei social. La sperimentazione positiva su 11 province ha consentito l'estensione del sistema a 44 questure. Quelle dotate della piattaforma tecnologica Mercurio e già 1.500 poliziotti hanno scaricato l'applicazione sul loro telefonino. Entro la fine dell'anno verrà coperto l'intero territorio nazionale. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Avellino, i carabinieri della compagnia di Baiano, con l'ausilio di unità del nucleo cinofili di Sarno, hanno svolto una serie di perquisizioni per la ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente illegalmente detenuto. In tale contesto è stato denunciato un 45enne di Baiano, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi, nonché di detenzione di banconota falsa. Nello specifico, a seguito di attività informativa, i carabinieri della locale stazione hanno individuato nell'abitazione del predetto un possibile obiettivo di interesse. Quando i militari hanno bussato, l'uomo, resosi conto della scomoda presenza, ha tentato di convincere gli operanti al fine di farli desistere da quel controllo, assumendo nel contempo un atteggiamento alquanto agitato che ha insospettito ulteriormente gli operanti. E all'esito della perquisizione, occultati in vari armadi, sono stati rinvenuti ben 5 pugnali ed un macete. Nel corso dell'attività è stato altresì rinvenuta e sottoposta a sequestro anche una banconota da 20 euro risultata abilmente contraffatta. A carico della 45enne è dunque scattata la denuncia. Sì, l'indagine è nata alla Procura della Repubblica di Isernia perché inizialmente il capitano Brasini mi informò di un furto che era avvenuto in una chiesa proprio nelle vicinanze di Isernia. Si trattava di un piccolo furto di oggetti di culto. Partiti però da questo piccolo furto, l'indagine si è allargata sempre di più su tutto il territorio nazionale. Per cui le perquisizioni che sono state effettuate dopo ben 2 anni di indagini, è stata un'indagine molto complessa, queste perquisizioni ci hanno permesso ai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio di recuperare un vero e proprio tesoro di oggetti di culto di un valore immenso. Non bisogna dimenticare che è stata recuperata una pala d'altare rubata in Belgio 30 anni fa di un valore di svariati milioni. Oggi è un'altra giornata molto importante perché 130 di queste opere d'arte di grandissimo valore vengono esposte qui all'Abbazia di Montevergine, anche nella speranza che qualcuno riconosca tra queste opere qualcuna che è stata rubata in qualche chiesa, in qualche altra chiesa del territorio italiano. Sì, si tratta di opere che sono il risultato di un'attività investigativa svolta dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, in particolare dal nucleo di Napoli, che ha portato a sequestrare tantissimi oggetti, tra cui anche oggetti della devozione sacra, ecco, quindi oggetti anche dell'arte minore di questo settore, ma molto importanti, molto belli e di particolare valore soprattutto, ecco, dal punto di vista religioso. E sono qua oggi presso l'abbazia di Montevergine, dove verranno custoditi e verranno mostrati al pubblico, tornano nella disponibilità del pubblico. Tutte le giornate sono importanti per Montevergine, quella di oggi dobbiamo dire che acquista un valore molto artistico, in quanto, come ben sapete, grazie alla procura di Isernia Montevergine è diventato un deposito giudiziario per tutte quelle opere rubate e ritrovate dal nucleo della tutela del patrimonio artistico dei carabinieri e che non sono state mai richieste dai legittimi proprietari. Montevergine, come ben sapete, ha un suo museo, il MAM, e all'interno di questo scrigno inseriamo quest'altro scrigno che, oltre a comunicarci la fede
ma ci comunica soprattutto il valore artistico di questi pezzi, che da cui la maggior parte servono per l'uso liturgico, opere di grande valore che vanno dal 600 fino ai giorni nostri e che messi in esposizione, ma soprattutto utilizzabili di nuovo in senso religioso, possono riacquistare il loro valore. La Chiesa ha tutta una serie di interventi, il più importante abbiamo dopo la Fondazione Angioina è una presenza degli aragonesi, che commissionano poi una serie di sepolcri. Isabella di Chiaromonte, la moglie di Ferrante d'Aragona, vuole essere sepolta in questa chiesa ed è la committente della grossa macchina d'altare di Colantonio dedicata a San Vincenzo Ferrer, grande santo domenicano. La Chiesa ha avuto grossi problemi per acqua di risalita, di falda di risalita, che hanno fatto sì che tutte le cripte fossero completamente allagate. Noi abbiamo fatto delle supposizioni che derivano dalle operazioni eseguite nel periodo tardo ottocentesco per il risanamento. Il taglio del rettifilo ha generato questa differenza di quota della falda acquifera che proveniva presumibilmente dal Sebeto. La presenza di acqua nelle cripte generava danni sia alle pavimentazioni che alle murature. Quella che vedete è una bolla d'aria che è stata creata intorno al Cristo per far sì che tutti i microrganismi presenti all'interno di quest'ultimo siano debellati del tutto. Questa cosa è stata resa possibile mettendo all'interno di questa bolla d'aria degli assorbitori di ossigeno. Noi nel corso dell'intervento rimuoveremo tutte quelle che sono le cose sovrammesse, quindi le vernici che ci sono, tutte le parti ingiallite, tutti gli eventuali ritocchi che sono alterati e quindi che non permettono una corretta leggibilità del totale dell'opera. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Previsioni per venerdì 6 luglio. Tempo instabile su buona parte del nord e sui settori alpini in genere, mentre sul resto del territorio nazionale sarà buono. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord al mattino qualche temporale solamente sui rilievi del Triveneto, asciutto e soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio rovesci frequenti al nord-est e inoltre un po' su tutto l'arco alpino, più sole invece sui restanti settori. Al centro prosegue il bel tempo soleggiato ovunque, il cielo si presenterà del tutto sereno sulla Sardegna, al massimo poco nuvoloso sui settori peninsulari dove tuttavia non si escludono degli acquazzoni tra Marche, Abruzzo e Molise. Anche sulle regioni meridionali sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole con il cielo che sarà sereno praticamente su tutti i settori. Non sono attese precipitazioni degne di nota, venti in prevalenza deboli da direzioni variabili. Temperature più o meno invariate, le minime infatti saranno comprese tra 14 e 24 gradi su tutto il nostro paese.
Durante il giorno invece prevediamo fino a 31 gradi al centro-nord e punte di 39 gradi al sud.